Ciao a tutte bentornate sul mio canale il progetto di oggi è la grenny quadrotta quindi abbiamo mattonelle realizzate appunto a tecnica granny con delle mattonelle in ecopelle il tutto fa parte di un kit lo trovate su gomitoli.com che è sempre borgo dei pazzi ma adesso vi darò tutti i dettagli per vedere appunto la composizione del kit di oggi ed ecco tutto quello che ci occorre per realizzare la grani quadrotta, quindi il kit completo che troverete su gomitoli.com che è sempre borgo dei pazzi, lo ripeto, ma è un, um, un altro sito sempre creato dall'azienda dove trovate moltissime offerte, quindi è sempre quella la qualità per cui vi invito a dare un'occhiata. Questo kit lo trovate da oggi 2 febbraio 2024 fino al giorno 4, quindi giorno 4 compreso. Lo trovate con uno sconto del 30%, sia così come ve lo presento, ma avete anche la, avrete anche la possibilità di poterlo personalizzare con altre tinte. Quindi mi raccomando, affrettatevi. Nel dettaglio avremo due rocche di Indalux nella, nella tonalità 34, quindi color oro. In abbinamento abbiamo due manici, sempre realizzati dall'azienda nella stessa tonalità. quindi del cordino in da Lux. la misura completa è 37 cm compresi i moschettoni. Poi 4 moschettoni per poter alloggiare i nostri manici alla borsa, due calamite che vanno cucite e poi vi farò vedere come, una base preforata da 30 x 10 in ecopelle e 8 mattonelle sempre in ecopelle della misura 9 x 9. In questo caso io ho scelto queste tonalità che appunto vanno benissimo in tutto quello, per tutto quello che devo appunto realizzare. L'uncinetto sarà il numero 3, ma tenete presente che in Dalux si può lavorare tranquillamente anche con un 3 e mezzo ed un 4. Quindi a questo punto iniziamo subito con la spiegazione. Iniziamo realizzando la mattonella all'uncinetto. Vi ricordo che saranno 8 mattonelle ad uncinetto e otto mattonelle in ecopelle che alternate fra loro daranno appunto quel disegno che avete visto in anteprima. Quindi facciamo un cappietto e realizziamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Le chiudiamo in tondo, quindi andiamo nella prima eseguita e facciamo un punto bassissimo. Ed ecco qua. Adesso, all'interno di questo cerchietto che si è formato, andremo a creare dei gruppi di maglie alte per l'esattezza saranno 4 e saranno quindi 3 maglie alte, separate da una catenella, e così via. La prima maglia alta verrà sostituita da 3 punti. Scusate, da 3 catenelle. Quindi, ecco la prima, e ne andiamo ad eseguire altre due, quindi saranno sempre. 3 gruppi di maglie alte. Le separiamo da una catenella e facciamo il secondo gruppo. Quindi 1, 2 e 3. La codina come vedete me la sto lavorando così sarà anche più facile stringere lo spazio. Quindi fatti questi due gruppi, catenella, facciamo un altro gruppo. Sempre di 3 maglie alte ed infine l'ultimo, quindi sempre catenella. Mi raccomando, separiamo di sempre e andiamo a creare le ultime 3 maglie alte e così in totale sono quattro gruppi, una catenella. E chiudiamo sul primo punto alto, che vi ricordate è formato da 3 catenelle, quindi su questa sull'ultima catenella in alto puntiamo e chiudiamo appunto bassissimo. Ed ecco il primo giro. Tiriamo la codina in maniera tale che comunque lo spazio si va a restringere. Adesso ci dobbiamo spostare in questo spazio e come facciamo attraverso dei punti bassissimi saranno tre quindi mi vado spostando sulle maglie che troviamo e infine fino ad arrivare al nostro spazio che è creato dalla catenella arrivato qui facciamo al solito il primo punto alto sempre sostituito da 3 catenelle quindi 1 2 3 e adesso andiamo a creare l'angolo facciamo altre due maglie alte così facciamo il primo gruppo Facciamo una catenella di separazione e nello stesso spazio altre tre maglie alte in questo modo. Ed ecco il primo angolo creato. Adesso andiamo in questo altro angolo, quindi senza fare catenelle andiamo direttamente a lavorare. sempre 3 maglie alte, catenella ed altre 3 maglie alte, esattamente quello che abbiamo fatto nell'altro angolo, catenella ed altre 3 maglie e così completiamo pure il secondo angolo. Adesso Ripetiamo la stessa operazione in questo angolo e infine nell'ultimo e ci rivediamo per vedere come iniziare il terzo giro. Ho creato tutti e quattro gli angoli, quindi ho completato il secondo giro e adesso nuovamente andiamo a chiudere con un punto bassissimo sempre sul primo punto alto, in questo modo. Ed ecco il secondo giro completato. Nuovamente ci dobbiamo spostare nell'angolo e di nuovo con dei punti bassissimi ci spostiamo in questo modo. Arrivati nell'angolo, nuovamente primo punto alto, sempre 3 catenelle e ripetiamo quello che facciamo nell'angolo, ovvero 3 maglie alte. Catenella ed altre tre maglie alte sempre nello stesso punto, quindi più o meno il lavoro è lo stesso. Facciamo l'ultima maglia ed ecco fatto. Adesso, qui in questo spazio, facciamo senza fare catenelle 3 maglie alte quindi un altro gruppo. Aspettate, ecco quindi uno, due e tre, vedete sempre la lavorazione granny. Ci spostiamo nell'altro angolo e andiamo a realizzare nuovamente tre maglie alte separate da una catenella. E questo così è il nostro terzo giro. Ecco qui. Nuovamente un gruppo di maglie alte qui al centro, esattamente 3, quindi saranno sempre 3. E poi nell'angolo quello che abbiamo fatto prima, qua un gruppo, qua il solito angolo, un gruppo e poi chiudiamo. Quindi completiamo questo giro e vi faccio vedere l'inizio del quarto. Siamo arrivati quasi alla fine del giro al solito. Sul primo punto alto, andiamo a chiudere con un punto bassissimo, in questo modo, ed abbiamo completato anche il terzo giro. L'ultimo giro, sempre al solito, ci dobbiamo spostare nell'angolo e tramite i nostri punti bassissimi. Ci arriviamo, quindi totale ne dobbiamo fare 3. Ecco qui nell'angolo e ripetiamo il solito sistema, quindi due gruppi di maglie alte separate da una catenella, quindi nessuna differenza. Quindi vedete anche un progetto non difficile. Quindi facciamo pure il nostro secondo gruppo e il primo angolo è completato. Eccolo qua. Qui si sono formati due spazi, quindi cosa facciamo? Un gruppo di maglie alte nel primo spazietto, in questo modo, e poi... Altro gruppo quindi altre 3 maglie alte nell'altro spazio. Così, infine completiamo questo primo giro, anzi, questo primo lato andando a creare il nostro solito angolo: 3 maglie alte, catenella. E 3 maglie alte quindi alla fine la catenella di separazione la faremo soltanto nell'angolo ed ecco qua. Quindi continuiamo facendo la stessa cosa e ci rivediamo per vedere come creare il giro di contorno. Siamo arrivati pure alla fine del quarto ed ultimo giro e chiudiamo al solito sulla prima maglia alta con un punto bassissimo ed ecco qui adesso andiamo semplicemente a contornare quindi con dei punti bassi quindi facciamo una catenella e in ogni maglia sottostante andiamo a creare un punto basso in questo modo Invece nell'angolo, quindi in tutti e quattro angoli, andiamo a fare un punto basso, una catenella ed un punto basso, e poi vedete procediamo su tutte le maglie disponibili a creare il nostro punto basso, in questo modo. Quindi arriviamo alla fine. E vi farò vedere adesso come contornare le mattonelle in ecopelle. Ed ecco la mattonella completa. Quindi di questa, adesso ne dobbiamo realizzare altre sette. Adesso ci occupiamo invece di andare a contornare le nostre mattonelle in, in ecopelle. Quindi riprendiamo il filo, facciamo un cappietto. E iniziamo da un punto qualunque, io preferisco qui al centro così man mano che poi nascondo il filo mi viene bene. In ogni foro vado a realizzare due punti bassi, quindi uno, e nel frattempo la codina come sempre la cominciamo a lavorare in maniera tale da nasconderla. Quindi due punti bassi in ogni foro in questo modo ad eccezione dell'angolo che adesso vi faccio vedere ed ecco fatto adesso invece nell'angolo cosa facciamo due punti bassi poi una catenella giriamo un po la mattonella in questo modo e nello stesso foro Andiamo a realizzare altri due punti bassi così facciamo l'angolo. Con l'uncinetto numero 3 si riesce abbastanza bene a entrare ed uscire. Continuiamo quindi sempre con due punti bassi in ogni foro così e procediamo per tutta la mattonellina quindi mi raccomando negli angoli due punti bassi catenella e due punti bassi anche qui e anche qui e nel resto due ci rivediamo e vi faccio alla fine del giro e vi faccio vedere l'asola di chiusura sono arrivata alla fine ho tagliato il filo e l'ho sfilato adesso cosa faccio non sulla prima asola ma sulla seconda faccio passare al di sotto del, del nostro punto il filo lo estraggo e poi sempre invece nell'ultimo punto in mezzo faccio ripassare il filo in maniera tale che tirando vedete ho rifatto l'asola di chiusura eccola qua e anziché eh, partire dal primo punto l'ho fatto sul secondo perché in questo modo ricreo la stessa asola altrimenti qui ci sarebbe, stato un, ci sarebbe stato un punto in più quindi poi facciamo passare il filo dietro e poi lo andiamo a nascondere questo sarà il nostro risultato la mattonella più o meno perché non è neanche facile riuscire a farle completamente uguali ma come vedete più o meno ci siamo, così poi quando andiamo a cucire, perché poi appunto saranno cucite alternate. Quindi, fatto questo, adesso vi faccio vedere che più o meno con lo stesso sistema andiamo a contornare anche la nostra base. Quindi, partendo sempre dal lato corto, sempre un cappietto e ci inseriamo nel foro qui del lato corto al centro, facciamo un punto basso e ne facciamo un secondo. E sempre la nostra codina ce la andiamo a lavorare all'interno, in questo modo. Anche in quello successivo ne faremo due punti bassi. Invece in questi due, quindi partendo dal centro, sia questo che questo ne facciamo due. In quelli immediatamente dopo dove c'è la curva ne facciamo tre punti bassi nello stesso punto in questo modo, quindi tre in quello e tre anche in quello successivo. Poi proseguiamo continuando con due punti bassi in ogni foro. Quindi lato lungo, nessuna variazione. Quindi questi piccoli aumenti perché poi quando andiamo a cucire non, non si crea appunto eh, la borsa che va a imbarcarsi. Quindi cosa facciamo? Tutto il lato lungo 2. Prendiamo come punto di riferimento il centro, vedete? Quindi questi, questo è il centro, questo e questo ne avranno due, e questi due e questi due ne avranno tre. Quindi mi raccomando, stessa cosa. Questo è il centro, qui ne facciamo due, e in questi qui ne faremo tre. Per cui completiamo anche la nostra base, chiudiamo con asole di chiusura come vi ho spiegato prima. Nel momento che abbiamo realizzato tutte le mattonelle, ci rivediamo per, vederle, per vedere come cucirle tutte insieme. Ho realizzato quindi le otto mattonelle all'uncinetto, ho completato quindi tutto il contorno delle mattonelline in ecopelle, il totale sono 16. Sono 8 e 8, vedete una striscia molto lunga adesso dobbiamo iniziare a cucirle l'una con l'altra quindi io già ho già messo dei marcapunti per tenerle insomma un attimino unite la cucitura verrà fatta quindi sul retro e inizierò dalla parte lunga quindi io completo tutta la parte lunga e poi vado a farmi tutti questi tutti questi lati quindi ago di la fettuccia ho preso un bel po di filo quindi giro le mattonelle in questa maniera così mi viene anche più semplice. Questa quindi è il retro, mi raccomando, io mi aggancio, ho creato un nodino all'estremità del nostro filo, che poi andrò a nascondere. E adesso faccio così: tolgo il marcapunti, io come punti mh, di unione, ovviamente, prendo la ehm, catenella che c'è in ogni angolo. Quindi parto da questo e vado a prendere solo le asole esterne, quindi quelle interne le lascio. Tolgo questo, faccio passare il filo e inizio in questo modo. Vado avanti, vedete, asola esterna con asola esterna, faccio passare il filo che è molto lungo, quindi può anche annodarsi. Ecco fatto e vado dalla parte opposta vedete e questa è tutta la cucitura che devo andare ad eseguire in questo modo quindi mi raccomando asole, asola esterna con asola esterna per poi ottenere questo risultato quindi Adesso andiamo a completare tutta la cucitura. Poi con lo stesso sistema andiamo a cucire quindi tutti questi lati. E ci rivediamo per farvi vedere l'ultima cucitura, perché poi dobbiamo unire anche le estremità. Quindi ci rivediamo a cucitura completata. Ed ecco qui le mattonelle cucite. Vedete l'effetto della cucitura fatta al contrario, quindi una sorta di bordino, quindi è molto lunga. Adesso dobbiamo quindi unire anche questi due lati e lo andiamo a cucire sempre a rovescio. Quindi, questa è la parte interna, giriamo in questo modo e andiamo a cucire come abbiamo fatto le altre. Quindi, ci inseriamo da questa parte, andiamo a prendere la nostra catenella dell'angolo e sempre prendendo solo le asole esterne. Completiamo quest'ultima cucitura, così. Quindi asola esterna con asola esterna e questo è l'ultimo passaggio prima poi di iniziare a vedere come assemblare tutto il resto. Quindi ci rivediamo quando abbiamo completato anche quest'ultima cucitura. Il corpo a borsa, come vedete, è completo, quindi l'ho rivoltato al contrario ed eccolo qua. Adesso noi se prendiamo la base e appoggiamo quindi il nostro lavoro, vedete è leggermente, dico leggermente più larghetto rispetto, rispetto alla base, ma anche questo si risolve. Quindi noi che cosa facciamo? Vedete che comunque la lavorazione presenta dei piccoli archetti, quindi noi con dei giri di punti bassi non solo andiamo a togliere questa sorta diciamo di archetto che si è creato ma in tutte le cuciture andiamo a creare una diminuzione così il lavoro sarà perfettamente aderente alla base quindi cosa facciamo prendiamo il nostro cappiettino e iniziamo da un punto qualunque e andiamo a creare dei punti bassi anzi scusate in costa il primo giro lo facciamo in costa, poi vi, vi, vi dirò se anche gli altri li faremo in costa, ma intanto il primo, sicuramente così continuiamo anche. Vedete col discorso della cucitura, quindi arriviamo alla parte che vi dicevo. Quindi, dove ci sono le cuciture, nel frattempo, la codina io me la sto andando a nascondere e andiamo a creare delle diminuzioni. Quindi vedete qui che ci sono questi punti qua. Io faccio una diminuzione, entro, poi rientro in questo e chiudo insieme. E poi proseguo normalmente finché non arrivo al prossimo punto e rifaccio la diminuzione. Vedete che si è. È diventato dritto ma soprattutto andiamo così a stringere il lavoro quel poco che basta per poterlo rendere perfetto per la nostra base vi faccio rivedere un attimo come fare le diminuzioni quello è il punto perfetto così l'archetto che si è creato lo andiamo a nascondere quindi arriviamo qui io entro entro nel prossimo punto e li chiudo insieme vedete e si prosegue in questo modo e lo facciamo quindi per tutti per tutti i punti che troviamo quindi completiamo questo giro e controlleremo che il tutto sia perfetto per la nostra base il primo giro è completo, vedete adesso. Noi cosa facciamo? Andiamo a vedere se effettivamente questo giro è bastato. E eh, direi proprio di sì. Quindi, adesso quindi questa parte può essere cucita. Quindi, adesso io farò un ulteriore giro di punto basso senza più fare diminuzioni. E ci rivediamo per farvi vedere come cucire il corpo borsa alla base. Ed ecco qui, adesso vi spiego che cosa ho fatto. Alla fine quindi ho fatto il giro che avete visto um, in costa, giro di punto basso col quale abbiamo anche creato quelle piccole diminuzioni e poi un secondo giro. Ovviamente la borsa la vedete messa dal rovescio, perché adesso dobbiamo cucire la base al corpo borsa, io cosa ho fatto per facilitarmi? Ho preso il centro di una mattonella, il centro da questa parte, quindi mi sono accentrato il lavoro in maniera tale che noi abbiamo il frontale con sei mattonelle, due nel lato e altre tre da questa parte. Quindi fatto questo, adesso partendo da un punto qualunque, io ovviamente li ho, lo, ho legato la base così non si muove, Dobbiamo fare la stessa cosa, quindi intanto mi sono agganciata, cioè mi sto per agganciare in un punto tanto nella parte interna alla fine del filo, ho fatto un nodino al solito. Poi lo facciamo passare qui. E come abbiamo creato le cuciture che vi ho mostrato prima, asola esterna, asola esterna e andiamo a cucire tutto il perimetro. In questo modo tiriamo per bene, passiamo in quello successivo, sempre solo due asole, sempre quelle esterne, e tiriamo. Si procede quindi nello stesso identico modo. E continuiamo quando abbiamo completato tutta la cucitura rivoltiamo al contrario la borsa e vi farò vedere come lavorare la parte superiore ed ecco il corpo borsa cucito alla base vedete e questo è il risultato adesso dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per la parte cucita qui quindi un giro in costa di punto basso dove al solito qui in tutti i punti delle cuciture andiamo a creare delle diminuzioni quindi cappietto ve lo faccio rivedere prendiamo un punto qualunque e andiamo a creare quindi questo primo giro e qui in questo punto preciso andiamo a creare la nostra diminuzione. Quindi entriamo, non chiudiamo, passiamo in quello successivo e li chiudiamo insieme. E poi proseguiamo esattamente come abbiamo fatto nella base. E così iniziamo a stringere il lavoro perché faremo. Circa quattro giri di punti bassi sarò più precisa eh, dopo. E non solo il primo giro andiamo a fare dei, delle diminuzioni, ma lo faremo per almeno altri due giri perché, appunto, voglio leggermente stringere la borsa. Ma ci vediamo non appena abbiamo fatto i primi due giri per farvi vedere come andrò a proseguire. Ho completato quindi anche il secondo giro. Questo sarà l'ultimo dove andiamo ad effettuare la diminuzione nello stesso punto dove l'abbiamo fatti prima. Questo giro vi ricordo che non è più in costa, quindi solo il primo. Adesso ne andiamo a creare altri due normali senza diminuirne più e poi ci sarà l'ultimissimo giro a punto bassissimo. Quindi completiamo anche questo step e ci rivediamo a borsa completata. Ed ecco qui il progetto finalmente completato. Quindi ho, ho mh, finito tutti i giri appunto a basso con l'ultimo appunto bassissimo. Ho cucito le calamite all'interno, così la borsa viene ben chiusa in questa maniera poi ho messo i moschettoni da entrambi i lati e ho agganciato i manici e questo è il risultato vedete ho giocato un po' sui colori e secondo me il risultato è veramente veramente molto carino le misure finali sono 30 x 26 e una profondità di 12 cm ovviamente la potete foderare questi sono diciamo, dettagli che poi ognuno sceglierà di fare appunto in base anche alla propria fantasia e le, pro e le proprie possibilità vi ricordo che questo kit da oggi fino a domenica 4 febbraio 2024 andrà in sconto col 30% e lo trovate su gomitoli.com che ripeto è sempre borgo dei pazzi ma in questo sito che è sempre appunto di proprietà di borgo dei pazzi troverete un sacco di offerte su tantissimi filati. In particolar modo questo kit oltre come ve lo presento oggi lo potete anche scegliere con diverse tonalità quindi approfittatene perché appunto avete pochissimi giorni per poterne approfittare. Per quanto riguarda il progetto, se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, mandatemi un messaggio. Se vi fa piacere, iscrivetevi sul mio canale, attivando la campanella, vi arriveranno le notifiche ogni qual volta andrò a pubblicare un nuovo progetto. Quindi a questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.